Ciao ragazze, allora nuovo video. Per questo video ho pensato, come primo video appunto del 2020, peraltro vi ringrazio davvero tantissimo per tutti gli auguri che mi avete fatto sia su Instagram che naturalmente nell'ultimo video che ho pubblicato qui su YouTube del 2019, che vi lascio naturalmente nelle schede. Appunto, come primo video ho pensato subito di realizzare una tipologia di video che vi piace tantissimo, che so che seguite con piacere. Ho raggruppato infatti qui tutti i miei prodotti preferiti del periodo con prezzo inferiore di 5 euro che si possono reperire anche molto facilmente sia nei negozi fisici che naturalmente anche online. Inizio con un prodotto che sinceramente io non utilizzo tutti i giorni perché comunque non sono molto pratica appunto nell'applicarlo, ossia l'eyeliner. E in questo periodo sto utilizzando e amando, devo dire, non me lo aspettavo, questo eyeliner che si chiama Super Fine Liquid Tea Eyeliner di Focalure. Lo potete trovare naturalmente sul loro sito ufficiale, vi lascio naturalmente i link di tutti i prodotti Focalure di cui vi parlerò in questo video giù nell'info box. È un eyeliner nero con questo packaging esterno davvero molto molto carino. Mentre all'interno è molto semplice, di questo colore bianco sporco. Mi piace questo prodotto perché ha una punta, vedete, molto molto fine e soprattutto perché in primis è davvero facile da applicare e soprattutto, cioè ragazze, con una passata, con uno swatch, ha una scrivenza pazzesca, dura molto sull'occhio e io non posso che non consigliarvelo. È davvero un eyeliner che mi sta stupendo positivamente e facendo i conti anche con il cambio dollaro-euro dovrebbe venire sui 3 euro, quindi davvero molto economico. Un altro prodotto Focalure che sinceramente ho deciso di utilizzare proprio per questo video è il rossetto, il liquid lipstick che mi state vedendo indossare appunto ora, ed è nello specifico il Lips con questo packaging esterno nero in questo modo e si chiama Ultra Chic Lips, è il numero 08 Old Rose. Devo dirvi che ho preso questo, diciamo, liquid lipstick che come per l'eyeliner ha un prezzo sicuramente al di sotto dei 5 euro, forse anche meno di 4 euro, perché già in passato avevo provato un loro rossetto liquido però rosso e mi ero trovata davvero molto bene. E naturalmente vi faccio lo swatch a luce naturale, è un rosa davvero molto bello e soprattutto molto portabile per tutti i giorni, si stende molto facilmente anche se all'inizio tende a risultare un pochettino appiccicoso, poi si secca e dura tantissimo, rimane almeno sulle mie labbra quelle 2-3 ore circa e sono davvero molto contenta appunto anche di questo prodotto. È stata soprattutto non tanto una scoperta perché già appunto conoscevo i loro rossetti liquidi quanto una conferma, anzi devo dirvi che questo numero 08 dura sulle mie labbra molto di più anche rispetto al rosso. Passando ad un prodotto che ho acquistato da Lidl, vi parlo di questo Sien gel detergente igienizzante mani, pulizia e igiene senza acqua e sapone, pratico e ideale in viaggio. La confezione, come vedete, è abbastanza piccolina, ma in realtà contiene 50 ml di prodotto, ha un PAO di 48 mesi, ha un inci fatto benissimo perché comunque non contiene grandi schifezze e devo dirvi che io lo sto utilizzando moltissimo in questo periodo che è arrivato il piccolo Alessandro, anche per igienizzarmi le mani, soprattutto quando sono fuori casa e magari devo prenderlo in braccio o devo dargli il latte eccetera, di modo che sono tranquilla che ho le mani ben pulite e igienizzate. Mi piace il fatto che comunque essendo compatto lo posso tranquillamente mettere in borsa e utilizzare appunto quando voglio. Il profumo diciamo che non è un granché, come potete vedere l'ho utilizzato davvero tantissimo, non posso che consigliarvelo, anche perché questo sicuramente ha un prezzo inferiore di 2 euro. Ancora un prodotto Focalure, in realtà adesso vi parlerò di due prodotti che hanno un prezzo sicuramente un pochettino superiore ai 5 euro. In primis, naturalmente in questi giorni, da quando appunto l'ho ricevuta, sto testando la loro nuova palette, la Pert 15 Color Eyeshadow Palette.
con questo packaging esterno davvero molto bello. Naturalmente vi arriva con il suo cartoncino che è identico appunto alla palette stessa. Come potete capire, all'interno possiamo trovare tutte colorazioni sui toni del blu, del rosato e del mattone. Diciamo che fra tutte le loro palette ho voluto provare questa prima cosa perché già con i loro ombretti mi ero trovata davvero molto bene. Cioè ragazze, guardate, all'interno davvero bellissimo. E vi dicevo che ho deciso di provare questa palette perché è il dupe di una palette non proprio perfetto, però è il dupe di una palette di Jeffree Star. Se magari poi vi lascio una foto qui così potete anche, diciamo, vedere bene il confronto. Per questo video ho realizzato questo soft makeup appunto con alcuni di questi colori. Sono davvero molto semplici da sfumare. I colori brillantinati, ossia ad esempio questo o questo, vi consiglio sempre di applicarli con le dita perché danno proprio il loro massimo. Per questo makeup ho utilizzato Shrimp, che secondo me è il colore più bruttino, cioè nel senso che si vede meno rispetto agli altri di tutta la palette, infatti è quello che un pochettino di più mi ha deluso. Poi ho sfumato insieme Coral, che è davvero bellissimo, e poi ancora Color Ref. Sulla palpebra mobile ho applicato invece Pavlova, e poi sotto l'arcata sopraccigliare ho messo questo bianco shimmer e poi naturalmente ho applicato anche l'eyeliner di cui vi ho parlato prima, ossia il super fine liquid eyeliner solo praticamente all'attaccatura delle ciglia perché comunque non volevo fare un make up troppo pesante. Il secondo prodotto, con prezzo sicuramente superiore di 5 euro, è di nuovo di Focalure ed è contenuto in questo bellissimo astuccio beauty case, tra virgolette, e vi parlo di un set di pennelli. Come potete vedere, il beauty case si apre con questa chiusura lampo, ha questo effetto olografico bellissimo e qui all'interno appunto ho trovato tutti i pennelli di questo set. Non li vedete adesso qui, li ho utilizzati in questi giorni. Il set di pennelli è questo qui. Alcuni, scusate se li vedete sporchi, ma appunto li sto utilizzando, ed è composto da 4 pennelli viso, un pennello secondo me anche da cipria perché comunque è abbastanza largo, ma con questo si può applicare anche la terra se la volete bella sfumata o anche un fondotinta in polvere, un pennello da blush, un pennello sicuramente da illuminante, almeno io con questo applico solitamente l'illuminante, soprattutto in questa zona, ed infine un pennello da terra barra blush, perché a me piace applicare con questo appunto sia la terra e poi sfumare solo qui nella parte iniziale il blush. Abbiamo poi ben 8 pennelli occhi, di cui questi 3 sono da sfumatura, ben 4 pennelli per applicare gli ombretti. Devo dire che con tutti questi pennelli mi sto trovando molto bene. L'unica cosa che, essendo appunto con le setole bianche, sicuramente si macchieranno molto molto facilmente o comunque bisogna essere un pochettino più attenti nel lavarli, soprattutto più frequentemente. Per il resto hanno questo effetto olografico davvero bellissimo, sono dei super pennelli e per il prezzo che hanno valgono assolutamente la pena. Soprattutto i pennelli, diciamo, occhi da sfumatura sono davvero fantastici e anche questo per applicare la terra. Poi ragazze, con questa pochette è davvero un set bellissimo anche da portare in viaggio. Un blush che sto invece utilizzando moltissimo ultimamente è questo blush di Essence, che sicuramente ha un prezzo inferiore di 3 euro, è nello specifico il Matte Touch Blush. Alcune colorazioni di questi blush vi ricordo che sono uscite fuori produzione e tipo le ho acquistate anche io a 1,29 euro con gli ultimi saldi. Nello specifico la colorazione che mi sta piacendo tantissimo per l'inverno è il numero 20, Berry Me Up. Questo blush ha un inci ottimo, ha una scrivenza, vi faccio vedere, ottima, si sfuma molto molto facilmente e devo dirvi, come blush per tutti i giorni è eccezionale. Se li trovate a prezzo pieno, perché comunque hanno un prezzo bassissimo, o magari con i prossimi saldi, qualunque colorazione voi troviate, vi consiglio assolutamente di prenderli. Non ve li fate scappare perché comunque, vi ripeto, come blush per tutti i giorni senza troppe pretese, sono davvero eccezionali. Penultimo prodottino di make up, vi parlo appunto di una matita per sopracciglia. Questa è la Artist Pencil Stretch
sempre di Focalur. Il prodotto, come vedete, si presenta in questo modo, quindi col packaging molto simile a quello dell'eyeliner, ma naturalmente è composta da due parti. In questa parte c'è la mina, il proprio colore, io ho scelto naturalmente un castano scuro per definire le sopracciglia, mentre nella parte opposta c'è anche il pettinino per appunto sistemarle, sfumarle e pettinarle. Anche con questa matita mi sono trovata davvero molto bene, non è waterproof ma comunque è abbastanza resistente, su di me dura tranquillamente tutto il giorno. E poi mi piace il fatto che nella confezione io abbia trovato questa specie di matita di ricambio per quando termina la mina che si trova all'interno della matita stessa. Per questo appunto sono davvero contentissima, perché alla fine con 3 euro se ne hanno in pratica 2. Vi consiglio anche di andare a dare un'occhiata a questo prodotto, perché veramente possiamo trovare tantissime tantissime tonalità. Infine, un prodotto per le mani con cui mi sto trovando benissimo è questa crema mani che ho acquistato, mi sembra, lo scorso anno da Lidl. È della linea Forsan Tradizione Erboristica, crema aloe vera con olio di jojoba per le mani, e contiene ben il 20% di aloe vera. È una crema nutriente e protettiva, e naturalmente è un prodotto vegano. Ha un inci ottimo, fatto benissimo, contiene tantissimi oli naturali, è composto principalmente da acqua, gel d'aloe vera, glicerina, ma anche olio di mandorle dolci, tratto officinale di calendula. Insomma, una crema buonissima, ottima anche e soprattutto per la stagione invernale. Devo dirvi che il profumo è abbastanza buono, non ha una fragranza troppo persistente, ecco, ha una profumazione più basica, ma allo stesso tempo appunto lascia le mani idratate, ma allo stesso tempo profumate, e soprattutto, cosa importante, si assorbe facilmente e non appiccica. Comunque ragazze, con questo è tutto, vi mando come sempre un bacio grande, ricordatevi di lasciarmi un bel pollice in su di supporto, iscrivervi al canale attivando la campanellina, spero che questo video vi sia piaciuto, e noi ci vediamo come sempre alla prossima. Ciao!